Nostro ospite Marco Neto, mister della Genoa Women. Allora, rispetto alla scorsa volta, questa volta è andata meno, meno bene. Cos'è che non è andata oggi? Ah, niente, hanno, abbiamo affrontato una squadra molto agguerrita, organizzata e che ha meritato di vincere. Eh, l'anno scorso noi abbiamo fatto una partita, secondo me, abbiamo vinto una partita che forse non era meritata, cioè forse il Parigi non sarebbe stato meritato l'anno scorso a parte della dell'Ivrea. Dell Quest'anno noi abbiamo fatto una partita, secondo me, sotto tono rispetto a quello che poteva essere, non tanto rispetto alla prima partita, rispetto a quello che vedo in settimana. Però l'indipendente ha fatto una, una partita che ha, che ha meritato, cioè secondo me ha meritato di vincere, a prescindere, perché sono state più, più determinate, più, più decise, più vogliose di alcune, in, tutti, in, tutte le, in tutte le cose. Poi è vero che, onestamente, noi abbiamo forse avuto un po' più di predominio territoriale anche nel primo tempo e anche nel secondo tempo, senza concludere la rete in maniera determinante e un po determinata. Questa è stata la, quella cosa che mi ha dato un po' più da fastidio, tra virgolette, cioè potevamo essere molto più concrete sotto porta in certi momenti, siamo stati un po' meno concrete e quindi alla fine l'Indipendente ha vinto meritatamente, secondo me. E la partita l'avete anche pareggiata dopo all'1-0 da Indipendente? Poi nel secondo tempo avete subito incassato il gol pronti via, forse è quello che vi ha tagliato le gambe? Ma non lo so. Dopo, sa, quando, si subisce, quando si subisce un gol dopo pochi minuti c'è ancora tanto tempo per giocare una partita, bisogna imparare a capire che il calcio è fatto di momenti, delle partite. Ci sono momenti in cui una squadra può subire qualche. qualche, qualche... Eh, periodo, diciamo, può subire la squadra avversaria e bisogna essere bravi a subirla oppure a subire eh, un'azione, subire un, un gol e a ripartire per creare i, le azioni del gol che potremmo fare noi o il nostro gioco che non siamo riusciti a fare bene oggi perché secondo me, ripeto, siamo stati meno precisi, meno determinati, meno cattivi agonisticamente, quindi eh, questo ha determinato secondo me la sconfitta. L'8-0 di domenica scorsa col Perugia potrebbe aver influito in qualche modo o è una cosa oggi una cosa isolata? Non so se è isolata perché abbiamo appena iniziato, non lo posso sapere. Diciamo che domenica noi abbiamo fatto una partita sicuramente direi meritata dal punto di vista del risultato finale, come gioco, come intensità, come qualità, cosa che abbiamo fatto oggi e quindi vedremo adesso il campionato è all'inizio, i valori non si sanno ancora, quindi vedremo, vedremo a strada facendo quello che sarà lo sviluppo del, del campionato.